Beh, Zalgiris è una ovviamente delle migliori squadre di questa Eurolega, lo dice il loro rendimento costante, lo dice la classifica e la personalità con cui giocano. La squadra forse con più energia di tutta l'Eurolega, è un'energia che a maggior ragione aumenta anche in casa, spinta da un fattore campo eccezionale, ma è una squadra che gioca con una durezza di 40 minuti di presenza ed è quello che noi prima di tutto dovremo cercare di assorbire come impatto. È anche una squadra per noi complessa perché ci sono squadre con cui gli accoppiamenti, le situazioni di gioco possono essere un pochino più complesse. Zalgiris è una di queste, è stata anche la squadra che ci ha battuto probabilmente in maniera più netta in casa, anche se iniziamo un primo quarto anche positivo, perché conducemmo quasi tutto il primo quarto fino all'ultimo minuto e poi invece questa loro durezza e aggressività ci sfaldammo in casa davanti ai nostri errori di esecuzione e prendemmo un break poi non più recuperabile. Siamo due squadre comunque adesso molto diverse perché noi lo siamo nell'assetto, nei giocatori, anche rispetto a quella partita di inizio campionato. Però ripeto, per noi è importante il momento, è un momento dove anche in trasferta cercare di resistere in quel campo sarebbe un segnale molto importante. Vogliamo provare in questo ciclo di quattro partite ad avere la mentalità e il giusto approccio nel combattere pallone su pallone, non guardando magari a quello che è il punteggio, al risultato, perché vogliamo veramente continuare a crescere la nostra solidità in funzione playoff e in Eurolega, ripeto, che sia con loro, che sia poi dopo 48 ore che giocheremo in casa con Valencia. Veramente mostrare su ogni pallone un progresso che possiamo fare, l'idea di finire non mollando, di tenere questo tipo di competitività che abbiamo avuto in tutto il girone di ritorno, di crescita, di rispetto e per farlo sappiamo che a Kaunas dobbiamo fare una partita sopra le righe, come rimbalzi, come resistere a non avere palle perse per non farli correre, inseguire i tiratori sulle uscite che per loro sono un'opzione estremamente importante. In ogni ruolo più o meno abbiamo da subire un po' di chili di durezza e di taglia, però cioè, quello che stiamo facendo adesso, cercare invece di avere movimento di palla per riuscire ad essere fluidi anche contro questi tipi di durezza e di aggressività che avremo, è un target importante e vogliamo misurarci con questo nel migliore dei modi.